ci sono 21 milioni di euro di disavanzo, non ha pagato i debiti, dicendo che sono debiti di disavanzo. A me che sono di bassa scolarizzazione piace parlare in termini pratici. Quando ci sono dei debiti ci sono dei creditori e dei debitori, cioè c'è qualcuno che li avanza quei soldi. Però siccome di debiti tutto non è pagato, prova a leggere un po' di documenti per rinfrescare un po' la memoria a voi che quei soldi li avete tirati fuori insieme a me in piccolissima parte. E vi leggo un passo della relazione del dirigente del settore economico e finanziario del Comune di Nucera, quindi un documento ufficiale, che spero che qualcuno di questi soloni dica che è falso, assumendosene le responsabilità. Sapete perché non lo faranno? Perché sanno che sarebbero denunciati e ne pagherebbero le conseguenze, perché sono documenti ufficiali. Cos'è che recita questo documento? E dice, questo è del 3 maggio 2019, debiti pagati, debiti certi, liquidi ed esigibili pagati 16.496.009,32. Quello sì che comprando pure. Quota mutui pagati dal 2014 al 2019, cioè i mutui contratti dalle precedenti amministrazioni, ogni anno c'è da pagare una quota. Dal 2014 al 2019, anni di competenza della nostra amministrazione, ne sono stati pagati 12.039.470,25, che sommati ai 16 milioni e mezzo fa un totale di 28 milioni e mezzo di euro in 5 anni, il che significa circa 6 milioni di euro all'anno dei vostri soldi pagati per i debiti contratti dalle precedenti amministrazioni. Mutui contratti negli esercizi dal 2014 al 2019 non sono stati contratti mutui, cioè significa che l'amministrazione ha pagato solo quelli degli altri ma non ne ha fatti per scelta, perché poteva essere, come dire, molto semplice per noi in una fase di ristrettezza, di difficoltà, andare in banca a prendere dei soldi e far finta di fare qualcosa per la città. A nostro discapito invece abbiamo preferito, come dire, accettare le critiche, almeno quelle iniziali, di chi non faceva nulla, di non fare nulla, ma di cercare di risollevare finanziariamente l'ente. Ma oggi, perché questa è un'altra cosa, vedete, si gioca con le parole a danno di cosa? Della città. Perché poi spiegheremo tutto ciò, da dove viene, da dove proviene e cosa significa. Si cerca però volutamente di spaventare. Premesso che, e voglio utilizzare una delle mie metafore, se tu stai dietro la macchina, investi una persona, gli passi sopra 3-4 volte, non ti accontenti di investirla, ma poi ti diverti a farci sotto e sopra con la retromarcia e ti passi sopra e lo abbandoni davanti al pronto soccorso perché manco lo porti dentro, non è che potevamo che gli appunti che gli appunti a farci qualche cosa. Voglio sperare che non funzioni così, perché attenzione, forse abbiamo dimenticato che quando ci siamo appena insediati noi abbiamo dichiarato il cosiddetto predissesto. Che cos'è il predissesto? È una fase antecedente che abbiamo cercato di utilizzare per evitare appunto il dissesto, perché il legislatore ha detto prima di dichiarare il dissesto verifica se ci sono le condizioni per dilazionare il pagamento dei debiti e tutto il resto per verificare questa possibilità. Onestamente potevamo, come
e gli sciacalli, gli speculatori politici, e dichiarare direttamente il dissesto e dire, certificare quello che era comunque per noi già evidente, che c'era stato un fallimento di una classe politica di 30 anni che aveva messo in ginocchio questa città. Beh, invece no, abbiamo preferito fare quello che secondo noi era meglio per la città, cercare di evitarlo. Come? Appunto, cercavo di tagliare tutto quello che era possibile tagliare. Siamo stati accusati per 5 anni di non aver fatto nulla, di non aver speso nulla, di nuovo Monti. All'improvviso il problema lo abbiamo creato noi. È bella sta cosa. Mi dovrebbe venire a dire qui qualcuno quali sono questi eventuali debiti creati da questa amministrazione. Premesso che non ce ne stanno, perché sono stati saldati. Tranne quelli che quando verranno quei signori a liquidare la massa passiva troveranno, perché le fatture con la difficoltà che abbiamo nella cassa con la liquidità non si pagano puntualmente, quindi se a un certo punto si interrompe ci sarà un ritardo nei pagamenti e quindi ci sarà quella sofferenza. Ma i debiti precedenti, quelli come dire, di fuori bilancio, di periodo della sentenza, sono tutti pagati, tranne qualcuno, vedo qua, mi sa un signore che l'altro giorno mi ha chiesto, ma adesso che succede? Sembra una cosa che viene da, perché continuano ad arrivare, non è che non arrivano, continuano ad arrivare, ma sono sempre precedenti. Ne è arrivato uno, se non ricordo male, di 115.000 euro, quando proprio uno degli interessati, quando vedi, non ce lo dico, che mi ha chiesto l'altro giorno quando cosa sarebbe successo. Ed è una storia bella datata di almeno una ventina d'anni, forse, vero? Ed è arrivata adesso, così come ne è arrivata un'altra adesso, di un dipendente del comune che quando c'era l'azienda della pubblica illuminazione De Sarlo, vennero ordinati dei lavori, non c'era l'impegno di spesa, il titolare dell'azienda fece causa al dipendente, il dipendente condannato a pagare di tasca sua, chiaramente il dipendente ha fatto causa al comune, ha detto che non è stato cercato, ci sarà questa lista, il comune è stato condannato. E arriva adesso, sempre quest'altra sentenza, sono briciole ormai, sono 115.000 euro, 150, una roba leggera, figuratevi, per noi che siamo abituati a ben altri numeri che sono. Però giusto per ricordare, siccome qualcuno ha detto che non sono stati pagati, no? In verità adesso si stanno ricredendo, adesso la versione è un'altra. Le diremo tutte quante le versioni, perché la prima era il disavanzo di 21 milioni che erano debiti, e vi dirò cos'è il disavanzo dei 21 milioni. Il disavanzo dei 21 milioni è, si chiama FCDE, è un acronimo, sapete che cos'è? Fondo Crediti Dubbie Esigibilità. Cioè nel 2015, in verità nel 2011, con l'armonizzazione contabile i comuni sono obbligati a creare un fondo per garantire i crediti che lui ha verso terzi, perché nel caso in cui questi crediti non vengono riscossi hai un fondo a garanzia. Questo doveva avvenire nel 2011, nel 2015 però diventa questa legge, come dire, non ha più proroghe, ma nessuno vietava di accantonarli già nel 2011. Ma chiaramente nessuno se ne è preoccupato, probabilmente anche perché la situazione, anzi non probabilmente, sicuramente era già di difficoltà. Quindi noi avremmo, a fronte di 20 milioni di euro di crediti che ha il comune di Nucera, cioè noi come comune di Nucera abbiamo 20 milioni di euro di crediti, avremmo dovuto metterne da parte 17 a garanzia di quei 20, più altri 4 avremmo dovuto fare un fondo di accumulo per i potenziali contenziosi, cioè noi abbiamo dei contenziosi e devi mettere da parte delle somme a garanzia che se tu quei contenziosi li perdi li devi mettere da parte. Quindi questo è il disavanzo. Quello che l'ufficio aveva messo da parte erano, se non ricordo male, per entrambi i fondi intorno ai 9 milioni di euro, insufficiente ritenuto dalla Corte dei Conti. Quindi non sono
come dire, vecchi, che non c'è nessuno che avanza questi soldi. Sono questioni tecniche legate a norme che si devono rispettare per non decidere. Però poi sarei curioso anche di vedere sugli 8.000 comuni d'Italia quanti hanno questo fondo accumulato. Vi posso garantire che siano il 5%, anzi esagero, forse il 2% dei loro, ma questa è un'altra storia. Questa è un'altra storia. E quindi, siccome ripeto alla fine, quindi smentita quella dei debiti non pagati, perché poi li ho tirati fuori uno per uno e lo farò anche stasera. Magari non proprio tutti, perché sennò se faccio una, perché insomma, è lunga, però giusto per fare un po' di, come dire, almeno i grossi, smentita quella dei debiti non pagati, perché sono pagati, è venuta fuori quella del disavanzo, e abbiamo capito anche quello. E ce ne sono belle altre, insomma, diciamo che cercheremo di smentirle tutte le volte. Pubbliluce 506.570,39, cioè mezzo milione di euro. Alla regione Puglia abbiamo dato 776.250. Quatela Luigi, Quatela Elanione, Quatela Francesco e Quatela Nunzio 41.939. Sacco Nicola e figli 3.078.000 euro. Registrazione sentenza Sacco Nicola e figli S.P.A. 222.193. Queste sono tutte pagate, questi sono tutti pagati, perché vi posso garantire che non vi hanno giocato nessuno, ma avanza di sociale. Consorzio Università di Capitanata 7.746. Conosciamo quella storia, da cosa rinviene, da cosa proviene tutto quello che è stato già raccontato, però questo è carino, Borridino, perché è bene sapere come sono stati spesi i nostri soldi nel corso degli anni, perché spesso lo dimentichiamo. Questo signor Borridino è un ingegnere di Bari, se non ricordo male, che fu scelto come il progettista insieme ad altri due tecnici del piano urbanistico generale di Lucera, che doveva essere fatto. A cui io va la sovuta. Lavorarono insieme a Gianfranco Palumbo, se non ricordo male, e De Marco, non mi ricordo il nome di battesimo, Pierluigi De Marco. Fecero del lavoro. Dopodiché arrivò un'altra amministrazione, precisamente quella l'abate, e decise di cambiare i tecnici. Cioè, non gli piacevano quelli, non gli andavano bene quelli, e chiamarono altri. Questi fecero causa, e si hanno visto riconoscere dal giudice 236.000 euro di compenso. E in più abbiamo dovuto pagare a quell'altro che poi ha fatto il piano urbanistico generale, diciamo nuovo, ma che poteva essere tranquillamente, era sicuramente lo stesso, probabilmente bastava dare gli indirizzi. Ma la cosa più carina, sapete qual è? È che dopo aver cambiato quel tecnico e messo quello che a loro piaceva, ma secondo voi il piano urbanistico generale non ha provato? Assolutamente no. Perché nell'aprile del 2007, nell'ultimo consiglio comunale, si entrò con il PUG, cioè il piano urbanistico generale, e si uscì con l'ennesima variante a favore di una sola impresa. E quindi la storia continua. Allora, questi sono soldi vostri, buttati letteralmente dalla finestra. E soprattutto la parte meno interessante, perché attenzione, a fronte di
lì, 3236 lire, che non è nulla, c'è stato l'ennesimo blocco di quello strumento urbanistico che avrebbe permesso all'epoca uno sviluppo sicuramente migliore di questa città e una divisione della ricchezza probabilmente più equa, cosa che non avvenne. A vostra insaputa e a mia insaputa, perché ahimè ero molto lontano dalle cose malattie. Giusto per la cronaca, poi quel pub però poi è stato approvato, ed è stato approvato dalla precedente amministrazione, se ne è accorto di sci, non ha mai cagnato manco un tec, ci ha mantenuto da quelli che avete messo, cioè nulla, sembra che non è successo nulla, scaffato, niente, non ha fatto niente, una cosa che stava lì da 40 anni, che nessuno si decideva a tirare fuori, perché c'era una speculazione edilizia in questa città, che manco a Palermo probabilmente negli anni del sacco di Palermo c'era, non è successo nulla, una cosa normale, sembrava quasi un atto dovuto da parte nostra, è sacrosanto. Sì, da parte nostra era un atto dovuto, però probabilmente era un atto dovuto nei confronti della città per tutti quelli che negli ultimi 40 anni non l'hanno, come dire, approvato. L'altra sera poi ho avuto un'altra, un piccolo aneddoto che riguarda, mentre la questione di Sacco, o più o meno quella famiglia, è che negli anni 70 chiesero, proprio a causa della mancanza del piano urbanistico generale, i terreni qui per edificare, manco aziende, manco imprese, non ce ne stavano proprio, chiesero un terreno per fare un nuovo mulino. Non viene dato. E il mulino di Sacco che sta a Foggia, si trova a Foggia, perché qui non è stato dato, attenzione, io non la sapevo sta cosa, non so se qualcuno di voi ne era a conoscenza, ma io personalmente non la sapevo, e onestamente l'altra sera quando mi è stato detto veramente ci sono rimasto male. Andiamo avanti allora. Con la Santo Silvano 8508, Conforto Anna per minore non leggiamo, 964, Costruzioni Generali 4932, Gioia Maria Pia, Bruno, Nicola, Walter, Ramondo, Arturo 18626, Ferro Raffaella 10304, Franchino Domenica 5 Giuseppe 2854, Fusco Anna 6329, Margiotto Maria e Rotunno Marilena, Stima Ordinanza 2917 e 2014 637456, Menzino Filomena, Menzino Maria Paolo, Sacco Gabriella, Sacco Maria Rosaria, Sacco Nicola Antonio, La Casa SRL, che non c'entra nulla con la vicenda Sacco, un'altra vicenda, 2.119.709. Questi sono soldi vostri che dovevano essere utilizzati per fare qualcosa in questa città, per cercare di renderla più vivibile, per cercare di renderla più attraente, per cercare di renderla più decorosa, che sono andati via in buona parte per risarcimenti, danni. E quando si parla di risarcimento del danno, attenzione, significa che c'è qualcuno che lo ha arrecato, non c'è soltanto chi lo ha subito. Questo è quello che hanno fatto i Soloni, quelli che... capisci? Quelli che... Che mi si difesa, attenzione. Spiegaci che significa. Andiamo avanti, saltiamo quelli più piccoli, diciamo. Rossi, azienda agricola 153.366, studio tecnico Corvino 29.000, Torno Raffaele 47.774, Folliere Androna, Carmine Folliere Concetto, Redi di Calabria Elena 700.000, Agenzia delle Entrate per registrazione sentenza Folliere Androna.
quella è di circa 5 milioni di euro da sola. The winner is quella di Forlì di Calabria. Noi conosciamo più quella di Sacco, come dire, mediaticamente, mentre non è quella che ha il primato, è quell'altra, quella. E c'è qualcosa di bello, di molto descrittivo di quello che si è fatto in questa città, sempre legato all'urbanistica, vedete? E ve la devo raccontare perché è giusto che lo sappiate, perché poi i documenti, beh, vengono fuori. Questa che sto per dire l'ho comunicata già con qualche altro mezzo, con i social, perché bisogna, a mio avviso, informare tutti per sapere. Questa signora Calabria Elena, gli è stato espropriato un terreno. Scusate, ma mi si asciuga un po' la bocca, deve essere un po' di... A un certo punto chiedono di poter fare una transazione e una transazione si conclude per 900.000 euro. E la firma sia la signora Calabria, e c'è il documento, che il dirigente del comune di Lucera. Peccato però che la parte politica non la manda avanti, cioè non mette a copertura di quella transazione le risorse necessarie. E quindi la transazione in buona sostanza salta. Successivamente non c'è stato soltanto un tentativo, ce ne sono stati tre di tentativi. Ce n'è un'altra in cui fa presente, tra le altre cose, la sottoscritta Calabria Elena, vedova dell'avvocato libero Giulio Forlieri, Morandi e Lucera, si invita la signoria vostra a dare immediato impulso alla pratica, onde evitare che la scrivente sia costretta a ritornare sui suoi passi e proseguire l'azione legale. Si fa presente, ascoltate questo passaggio perché è molto significativo, si fa presente che la sottoscritta si è decisa ad effettuare il suddetto accordo riducendo le sue pretese, adeguandole a quelle conteggiate e richieste dall'ufficio tecnico, attesa la sua veneranda età di 89 anni e l'opportunità di disporre delle somme prima della morte, onde evitare anche la tassa di successione per gli eredi. La cristiana si preoccupa, dice, oh, mi sento un po' di dire no, è morta la cristiana. Siamo stati condannati a pagare quasi 5 milioni di euro. 900 no, 1 milione no, 5 milioni sì. Sempre dei vostri, sempre dei vostri. E oggi il problema chi è? È tutto là. Ah. Chi facevi? Chi va? Curioso modo di ragionare. Ma a proposito sempre di questo, perché vedete voi per fortuna, insomma, diciamo che non ho una scolarizzazione, quelle fattizie si dice, no? Però faccio legge, ma gli imparato un po' caro, e capisci tu di perdonatemi perché c'è un passaggio sempre a proposito di questa cosa qua. Che è molto significativo. Fabrizio, andiamo, poi potete tornare. Io lascio uscire.
queste cose qua le dovrebbero conoscere tutti quanti, ogni cittadino di questa città, ognuno. Questi dovrebbero essere nei libri di testo della scuola di questa città, per far conoscere a tutti quello che è accaduto. Questa è una delle sentenze, perché su questa cosa qua di cause ne sono state fatte praticamente, manco gli avvocati sanno più quante se ne sono fatte, e probabilmente di spese di avvocati non dico che raggiungiamo la stessa somma, ma c'è un importante sborso di parcelle, ma che andremo a vedere dopo. Vi leggo un passaggio della sentenza. Questi sono i giudici del Consiglio di Stato che lo dicono, ma non è tutto loro, anche se sembra che lo dico più. Nel caso in esame, le amministrazioni succedutesi, di fronte alla prospettiva di affrontare ad un notevole impegno finanziario per un obiettivo politico-sociale già raggiunto con i beni del privato, hanno preferito lasciare ai successori la relativa problematica. Cioè, lo dicono chiaramente, se ne sono fregati. Perché il ragionamento è stato semplice: adesso dobbiamo prendere 900.000 euro, 1 milione di euro, darli a questi, e noi non possiamo fare più nulla. Non so che cazzo hanno fatto, perché insomma devo dire che è un gran tema anche se vero, però diciamo che il ragionamento era questo che stava alla base. Forse, perché poi ve ne dico un altro di ragionamento che è emerso nei giorni scorsi. In tali termini deve essere valutata in maniera estremamente negativa la posizione dell'amministrazione comunale, che in spregio ad ogni regola di diritto e di civiltà giuridica fin dal 1983 ha occupato senza mai sborsare direttamente né una lira né un euro i terreni già di proprietà della defunta tante causa degli odierni appellanti. Ed ancora oggi, dopo 30 anni, in luogo di definire finalmente la situazione di incertezza non giuridica e porre rimedio al proprio persistente comportamento illecito, utilizza in tutte le sedi gli strumenti giurisdizionali per tentare di posporre indefinitivamente nel tempo l'adempimento dei suoi obblighi. Questo lo dicono i giudici in una sentenza. Sapete poi quando è uscita questa sentenza qua, che ci ha condannato a pagare quasi 5 milioni? Quando era la luce? Era la luce per pagare la sentenza. Come quella di Sacco. Quella di Sacco, quando è arrivata? Era la luce. 13 giugno del 2014, la San Antonio, hanno fatto un buco nero. Mi hanno notificato la programmazione degli eletti, perché venne eletto il 9, il 13 notificato la programmazione, o se si ha buttato un complemento della sentenza dei soldi. Io ho detto che probabilmente non si aveva interesse a fare questa transazione, perché magari si sottraevano liquidità alle case e quindi si poteva fare altro. E invece c'è chi la pensa diversamente, lo ha detto in maniera così candida che è veramente stata, non dico una sorpresa, pensa un po', ma una notizia che io definisco criminis, perché veramente è una notizia criminis. C'erano pure quelli della virus, spero che hanno preso qualche appunto. Il ragioniere del comune, dirigente del settore economico e finanziario, nella conferenza stampa, quindi devo dire più pubblico di quello, ha detto che quella transazione non è stata fatta perché se si fosse fatta quella transazione i valori che dovevano dare poi alle aree del contratto di quartiere per i lotti dove bisognava edificare, quindi da assegnare ai costruttori, dovevano lievitare, e quindi significa che avrebbero dovuto pagare di più. E siccome probabilmente, anzi certamente, c'erano in consiglio comunale più di qualcuno che avevano il nome in ditta, è chiaro che hanno probabilmente fatto i loro interessi in luogo di quelli della città di Lucera.
no, ciao, ciao, ciao. E tu che sì, questa è la tua, è lì che cos'è. E alla fine il problema, sapete chi è? Chi se ne è ritrovato? Come un grasco, no? Se facciamo, si diventa da sempre confesso come una vasca. Confesso, io confesso. Non problema. Ma lo sapevi? E certo che lo sapevi. E che si da fare? E certamente non è che potevamo fare un po' tutti quanti i fessi ancora a lungo, no? E cercare di spegnerla quella musica e di smetterla con quel gioco, no? Perché se no dove dovevamo arrivare? Perché non avete idea di dove si sarebbe arrivati. Voi non avete la minima idea di quello che... Anzi, no, sicuramente il dissesto lo avrebbero, il predisesto lo avrebbero dovuto dichiarare loro. Io sarei stato qui ancora a pompare, ancora a fare questo, magari stavi in regione, perché subito dopo mi candidavo alla regione, uscivo a nord un po', perché ho 12, non è 14, ho dovuto lavorare, figurate, per le elezioni, venivo qua, noi dichiaravamo se... Forse lo posso dare in giro. Ma sono qui pure. Io disse forse non avrei mai. Io dovrei stare qua, ma gli aggancio la casa. E grazie a voi lo abbiamo fatto insieme. E vi posso garantire che è un beneficio che avete avuto, ma ancora ne avete poco, mai ve ne renderete conto. Ma non grazie a me, non grazie a me, grazie a tutti. Grazie a tutti quelli che ogni giorno quotidianamente, quindi parlo dei consiglieri, degli assessori, tutti quelli che fanno parte di questa buttano il sangue per cercare di risolvere qualche problema. A volte ci riusciamo bene, a volte non ci riusciamo, ma vi posso garantire che non c'è un solo attimo della giornata in cui non si pensa a risolvere il problema. Sicuramente cerchiamo di affrontarli tutti, noi non siamo infallibili, per l'amor del cielo. No, tu sì, però. Non mi ritengo infallibile né un superuomo, no, assolutamente, sono una persona. Come la meglio, una persona, con un'intelligenza mi ritengo meglio, non un super intelligente. Ma non difessi, però. Fatto credere. Che spostavo le montagne. Maledettamente onesto. E questo probabilmente è insopportabile, vedete, forse questa cosa qua... Molti non si riescono probabilmente ancora a capacitare, diciamo, o prezzi di questo, ma deve già arrivare, può darsi che non hanno offerto, poi... Forse garantire che qualcuno è quasi non so voglia di manevro, però non andare già arrivare, ma un andare, un tardo, può darsi che ci metteva da poco, provate, era mia tutta sopragnese. Vedete, raccontare sciocchezze alla città dei cittadini non è mai stata la mia passione. Però per qualcuno è lo sport preferito. Non vedono l'ora che io con loro, con tutti loro, possiamo essere in qualche maniera fatti fuori. Mi spiego meglio, sicuramente non fisicamente, spiego meglio, non ho mai, ma politicamente sì, per cercare di ritornare loro, perché non l'hanno digerito e non la digeriranno mai, perché un bene non è un blues, perché non sto calando, non usciamo da su, perché così mica ce l'hanno studiato da solo, come riusciamo alla mezza, quante volte abbassavo la testa perché sentivo qualche parola di qualcuno che faceva proprio un apprezzamento del genere, allora come la cibo la forma di che non so che, no, ma è qui che la però mi ero, come dire, fissato, mi ero punto da roba, mi hanno voluto con la manatrice e anche un abbasso. Se fosse una cosa dispiace, ve lo garantisco, perché non è che sto vivendo, come dire, i giorni migliori della mia vita, ve lo posso garantire. Però le mie soddisfazioni anche me le sto perdendo. Perché quando voi vedi, e voglio dare delle risposte più comuni,
risultati concreti, di problemi che gli altri manco si sono sognati di affrontare. E tu non solo li affronti ma li risolvi. E quello è un motivo di orgoglio. Quello significa che puoi camminare a testa alta e puoi dire di aver dato un senso alla tua vita, di aver dato un senso alla tua vita di appartenente a una comunità, di aver dato un senso a quella fiducia che ti è stata data, di aver dato un senso a tutte quelle persone che ti sostengono e che non ti fanno sentire la loro, come dire, non ti fanno mai sentire la loro mancanza. Mi riferisco ad alcune cose in particolare, ma veramente ne sono tante, dal quotidiano al... Mi riferisco per esempio alla Ghisa, che di qui a breve inizieranno i lavori, c'è stata l'aggiudicazione provvisoria, a breve ci sarà quella definitiva, passeranno i 35 giorni che sono i termini dei lavori per la firma del contratto e si potrà cominciare. E verrà fatto il lavoro nella massima sicurezza lì, perché è prevista la costruzione di un terzo statico sotto il quale si faranno le lavorazioni, quindi non un solo granello di quelle schifezze usciranno più fuori. Ci sarà il lavagomma anche per i camion che usciranno, cioè cose praticamente veramente fatte per bene. E nel giro di un anno, credo anche meno, dovrebbe essere solo un cattivo ricordo, cioè termineranno i lavori e lì vedrete una distesa che probabilmente manco vi ricorderà più quella cosa là. E ho in mente, siccome quello che rimarrà è la base in cemento nel piazzale che c'è lì, cercheremo di utilizzare il ripasso dell'asta, se ce lo faranno fare in regione, per verificare se c'è necessità di fare una bonifica, ma magari successivamente alla bonifica, quindi a togliere quel cemento che resterà. Mi piacerebbe ad esempio simbolicamente far nascere lì un piccolo bosco a ricordo perenne che lì c'era un grosso problema ambientale che è stato risolto e che al posto di quello oggi ci sta qualcosa che dà invece vita, che dà speranza, che dà qualcosa di più. Un piccolissimo simbolo, ma importante, perché non bisogna assolutamente dimenticarle queste cose, perché attenzione, quella roba lì non è che è uscita lì per caso, c'è più qualcuno che aveva rimasto in cazzo dei mesi, chi l'ha preso, ma quando devono diventare grandi, cioè probabilmente qualcuno avrebbe dovuto dire ma scusate qui che sta succedendo, quella è roba che probabilmente deve andare in discarica, cioè ci vogliamo preoccupare di tutto, invece no, ma non basta quella. Negli anni successivi poi, perché voglio dire, non è che siamo arrivati noi e sono apparsi i soldi, e volete che anche uno può guardare il leccio all'andare, può guardare il leccio al Michè! Nella programmazione POFES 2000-2006 c'erano i fondi per le bonifiche, ma se manco fai le domande, chi te la dava in portà? Nel 2007-2013 pensate che non c'erano i fondi, ci sta. Nonostante il curatore fallimentare scriveva e diceva guardate che ci sono i fondi, ma c'è la mano, che cosa che mi dà? Niente. 2014-2020, programmazione POFES, ci sono i nuovi fondi, ci siamo noi, senti che ci dice, facciamo un progetto, partecipiamo al bando e ci aggiudichiamo le somme per effettuare quel risanamento ambientale. Sembra banale, non lo è. C'è voluto lavoro, impegno, non so quante volte sono venuto a barmi, questa tre baratto a parmalare, ma ci dice, pensavo a fare parmalare, ah viene caro con la parmalata, ma come viene cinque vinto mai? Perché sono in anzi ma quelli là. Però si arriverà a un risultato storico per questa città. Vogliamo parlare di cosa? Del fatto che non si poteva più uscire la sera, dice ma sono gli stessi cazzi, no, non devi dire. Dobbiamo ricordare che ce ne dimentichiamo. Noi ce ne siamo dimenticati che qui non si poteva più respirare. Ma qui non si poteva più respirare, non si poteva manco più uscire, non quelle sembrava più fatto. Ce la siamo dimenticati.
ci hanno quasi scordato, ma ci hanno scordato che non sono riuscito più per tutta l'estate. È costato sacrifici. Non avete idea di quello che è costato. Sotto tutti i punti di vista. Sotto tutti i punti di vista. Non lo dimenticherò mai. Quando girò per la prima volta un volantino sponsorizzato da quel pezzo di merda, perché così lo chiamo ancora oggi, e poi vanno per lì, a pagare quella che mi fa presa a te, a farsi fortuna. Quando scrisse su un volantino e lo fece distribuire in tutta Lucera, tutto l'è stato pagato per far chiudere la piegola. Non ricordate? Io me li ricordo che oggi mio padre che mi guardava e mi diceva niente, ma gli occhi dicevano tutto. O quelli di mia moglie in casa che non mi guardava in faccia come per dire ma che cazzo l'ha detto. Io non le dimentico queste cose. Hai pubblicato grazie molto. Abbiamo ottenuto un risultato. Perché con il lavoro, con l'impegno, se ci credi te lo porti a casa. E non ti vengo. E non ti vengo. Se io poi ci dovrei avere direttamente, qui non è che la dovrei incantare, devi aprire direttamente tu. I risultati li porti. Quella come sta? 6.000 euro. Non voglio parlare di lui. Non parlare ancora di queste cose qua, perché queste cose succedono sempre. Anche se ti viene voglia di stare qui 3 giorni, magari, perché adesso mi sto sentendo veramente, delle boiate più incredibili, anche con la firma di Prezzolati, che praticamente l'unica cosa che posso fare nella vita è quella, accontentarsi perché c'è un gente. Ma va bene, ormai faccio 50, dopo 5 anni ho le spalle larghe, a me mi basta solo una cosa, la vostra fiducia. Il giorno che non ho più quella, non ho problemi, non dico che non vedo l'ora, ma di riacquistare la mia vita non è che mi dispiace, quindi sono strafelice della fiducia, sono strafelice di farlo. Mi piace, mi diverte, mi entusiasma quando risolviamo qualche problema, ci divertiamo noi perché siamo tutto il gruppo, però ci sono momenti di amarezza, di scopolo, e questo è uno di quelli. Ma veramente, però non sono certo che possa fare la nostra vicenda ci fosse. Ma quando sento, per esempio, che il Sacchi ha messo in sicurezza tutte le scuole di questa città, alla faccia. Beh, una prima precisazione è che sono stati fatti mutui per 16 milioni di euro da quell'amministrazione. Non uno di 16 milioni. E che, ad esempio, ne prendo una a caso, a proposito di scuole messe in sicurezza, il Tommasone, lo conosciamo, sono tutti di Lucero, è stato beneficiato di un intervento di 1,5 milioni di euro per l'adeguamento sismico. Con finanziamento? No. Con il mutuo fatto, cioè andare in banca, ripeto, a prendere i soldi vostri, aspetta, è la cosa più facile di questo mondo. Cioè, sono andato lì, mi sono più feso di un giorno. Cioè, quello è stato fatto. Peccato però che alla fine, quando si sono fatte le verifiche sulla vulnerabilità sismica, non solo non rispondeva quella struttura, ma ancora oggi è la scuola di Lucera più vulnerabile dal punto di vista sismico, cioè dopo aver fatto un intervento per l'adeguamento sismico. Alla faccia di mettere in sicurezza, chissà che cazzo significa messo in sicurezza qua? Non è quello, no? Tant'è che oggi il comune di
mezzo di euro. Così come abbiamo avuto un milione di euro per l'Amazzonia, andate a guardare adesso, quella che abbiamo dovuto chiudere perché abbiamo trovato i pilastri praticamente macellati e solo Dio sa come sta ancora con un'altra scuola di sicurezza, lo sapete, pure quella aveva avuto un milione di euro di intervento. Pure quella, sempre per il stesso numero. Sono appunto ristorante, ma anche i ristoranti non devono pagare. Per cui l'hanno basta da pagare. Per cui l'hanno basta. Quando ci siamo insediati nel 2014 abbiamo trovato una mole di debiti enorme. Sono quasi tutti estinti oggi quelli. Vi ho fatto l'elenco di quelli che abbiamo pagato 28 milioni e mezzo. Ma soprattutto, attenzione, abbiamo operato tagli strutturali importanti, anche impopolari, anche per dire antipatici alcuni. Ma li abbiamo dovuti fare. Alcuni perché era giusto farlo, gli altri perché era necessario. Noi rispetto al 2014 pagate 800.000 euro in meno di spesa del personale, pagate 800.000 euro all'anno in meno di rate di mutui, di peggio debito perché nel frattempo è stato eliminato una parte. Pagate 300.000 euro all'anno per che abbiamo eliminato il servizio di guardiania agli edifici comunali. Pagate in meno 150.000 euro all'anno di fitti passivi perché ce li ricordiamo, no? E oggi sempre gli stessi vogliono parlare, perché attenzione, sapete di cosa avrebbe bisogno di questa città? E mi dispiace che non ci sia chi se ne fa propulsore di cancellarla definitivamente con la classe politica. Questo significa, vedete, che non soltanto bisognerebbe, come dire, relegarli a mera opposizione, no, bisognerebbe proprio isolarli, nessuno, anche dalla me piacerebbe, sarebbe piaciuto che dall'altra parte ci fossero state persone indipendenti da queste figure qua, con non come dire una, un legame con questi dal punto di vista politico, niente, non si riesce. C'è la voglia sempre di riabilitare quella classe politica per cercare di non andare, come dire, non passare alla storia come qualcosa di pessimo per questa città, e magari facendo passare noi per qualcosa di pessimo per questa città. Mi sarebbe piaciuto molto. C'è un elenco dove qualcuno che non diceva che fosse una borsa del primo o legge o aveva la denuncia in questa settimana, c'è già due decreti penali di condanna. Attenzione, devi liberare con danno, non perché mi ha di soldi, no, ma perché che non ha bisogno di uno, e mi ha condannato a me, però a me ci devi dare, va bene così. Si funziona. Io devi sedere, se fa un po' fatto il buco. Valdanese Floriana 1895,63, continuiamo la lettura dei soldi che voi avete pagato, cioè 16 milioni e mezzo di euro d'abbiamo. Forza Stefania 6.552, Forza Simona 3.696, Campora Rosalba 1.046, Caputo Paolo 8.100.
Casilli Francesco 11.325, Castiello Francesco 6.795, Castiello Francesco 6.795, Castiello Francesco 6.795, Castiello Francesco 6.795, non sono cagati, sono gli stessi, cioè non è una ripetizione. Faniero Saga, no, Cesarini Lucio, Lucio dove sta? Lucio ha detto che per la mia casa, dove sta? Ah, vedo, Lucio si muove, 2.500 Gonzalo Nicola 4.972, Corrente Giovanna 22.971, Corbelli Aldo Gianluca 7.711, D'Antono Giulio 69.188, D'Antono Giulio 6.663, D'Antono Giulio 10.010, D'Antono Giulio 15.529, D'Antono Giulio 12.296, Darius Maria Carmela 5.075. Delle rave, no? Vediamo qua, tutte legittime, attenzione, qua non è che non sto accusando nessuno di aver preso dei soldi che non dovevano prendere, tutto legittimo. Sto dicendo che sono debiti pagati questi qua. Parcelle mai pagate che non li abbiamo mai. Siccome qualcuno ha detto che quei soldi quindi non i debiti non li avevamo pagati. No, miei cari, queste cose sono che si sto dire di fuori. Delle Vergini di Nicola 1341, De Michele Vincenzo 3048, De Sio Biagio 1185, De Sio Biagio 951, De Sio Biagio 2042, Del Grosso Tommaso 11643, dell'Aquila Venanzi 24454, di Carlo Pietro 5668, di Giovane Raffaele 8076, di Giovane Raffaele 8.976, di Matteo Eugenio 3.210, di Salvo Renato 2.000, Forniere Enrico 7.420, Forniere Enrico 8.657, Forniere Enrico 19.877, Forniere Enrico 5.724, Forniere Enrico 33.016, Forniere Enrico 8.627, Forniere Enrico 61.556, Folliere Ligo 35.415, Folliere Ilde 9.552, Gelormino Giuseppe 1.443, Grafone Sabrino 9.539, Grasso Donato 4.566, Grasso Donato 3.728, Grasso Donato 4.757, Grasso Donato 9.185, Grasso Donato 11.778, Grasso Donato 14.274, Grasso Donato 1552,89, Grasso Donato 1556,49, Grasso Donato 991,73, Grasso Donato 1055,03, Grasso Donato 10576,08, Grasso Donato 9131,93, Grasso Donato 10067, Grasso Donato 6765, Grasso Donato 10859, Grasso Donato 7262. Grasso Donato 26.728, Grasso Donato 8.690, Grasso Donato 1.845, Grasso Donato 6.566, Grasso Donato 6.566, Grasso Donato 54.020, Grasso Donato 2.956, Grasso Donato 10.760, Grasso Donato 16.614, Grasso Donato 60.448, Grasso Donato 45.698, Grasso Donato 30.158, Grasso Donato 6.666, Lamorgese Rosanna 2.669, Lamorgese Rosanna 1.515, Leccisotto Antonio 7.805, Leccisetto Antonio 7.785, Maglia Emanuele 4.469, Maiellano Guido 55.268, Meale Agostino 26.239, Mescia Giacomo 5.077, Mescia Giuseppe 14.943, credete me, ci sono ancora pagine, 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 pagine per milioni di euro. E allora la barzelletta che i debiti non sono stati pagati, diventa difficile da sostenere, perché queste
somme qua. Se non mandate, non sono andati a questi qua, che ti hanno già pigliato. Perché da là sono usciti. Così come... E perché c'è una relazione del dirigente che attesta che quei debiti sono stati pagati. Quindi quella diventa non più sostenibile. Quello che non è nemmeno probabilmente più sostenibile, a meno veramente di volersi perdere la faccia, è di dire che il disavanzo sono debiti, perché abbiamo detto che sono fondi che bisognava accumulare. Mi hanno detto che tu. Ma l'ultima, quella più curiosa, è quella che con tutto i debiti sono aumentati, sempre la magia, però senza mai avere l'avanzo questi soldi, no? Perché sono aumentati? Perché sono aumentati i residui passivi, perché con il tecnicismo si cerca, come dire, di prendere in giro le persone, no? Perché non essendo le persone esperte, tecniche, basta dire una parola, sono aumentati i residui passivi. Che sono che cosa? In effetti sono dei debiti, i residui passivi, cioè sono delle obbligazioni che il comune ha contratto, non obbligazioni nel senso stretto del termine, cioè sono delle somme che vengono impegnate e non liquidate nell'anno d'esercizio di competenza. Però vi faccio un esempio. Sarebbe carino dire specificatamente quali sono le voci che compongono questi residui passivi. Perché un conto è che c'è, per esempio, che ne so, da riconoscere il debito a padre Fabrizio, come che ne so, quello di Sacco piuttosto che quello di Calabria, piuttosto. E un conto è che magari ci stanno le somme per Alghisa, no? Perché quando si fa la gara per rimuovere quelle schifezze, bisogna fare l'impegno di spesa tecnicamente, bisogna impegnarle quelle somme, e chiaramente non vengono liquidate nell'esercizio, perché bisogna liquidarle con gli stati di avanzamento, e quindi fa parte dei residui passivi. Sono strafelice che sia aumentato il residuo passivo per quella causa là. Sono strafelice che sia aumentato il residuo passivo, ad esempio, per la biblioteca, perché quando vedrete quello che verrà lì dietro sarà uno spettacolo, perché anche in quel caso c'è un finanziamento e quindi alla base di quel residuo passivo, cioè di quel debito, c'è il finanziamento in corrispondenza tra quelli a te. Ma si fa, come dire, è un dettaglio quello, mica la devi dire tutta necessariamente, la devi raccontare come ti piace. Il lavoro che stanno facendo adesso sotto il castello per metterlo in sicurezza, anche quello sta tra i residui passivi, perché chiaramente è stata impegnata quella somma e quindi non è stata liquidata perché ci stanno ancora lavorando, ma è un finanziamento anche quello, Vivetti, che risolverà un altro problema che mai nessuno ha affrontato. E quando vedrete, quando tornerà qualcuno a Lucera, magari tra 4-5 anni, sapete perché non la riconoscerà più? Perché nel frattempo c'è stato qualcuno o più di qualcuno, un gruppo che si è impegnato perché ci credeva in quella cosa là, lo aveva non promesso a voi ma a se stessi, lo avevamo a noi stessi, lo avevamo promessi. Ebbene, lì oggi si sta facendo forse quello che è più importante, quello per evitare la, come dire, il dissesto della fortezza che scivoli a valle. E potete andare tutti lì a vedere che già hanno sistemato da sotto, da via Pietra si vede già la sistemazione del terreno, poi verrà messa la rete a protezione e l'inerbimento e sarà uno spettacolo. Domani verranno e li accompagnerò personalmente funzionari del Ministero per i Beni Culturali, la Soprintendenza di Bari e i progettisti che si occuperanno dell'intervento per la messa in sicurezza della cinta muraria della fortezza.
si toglieranno. Anche quelle si toglieranno e spariranno, quelle cose là. Così come verranno ricucite le torri e si avrà di nuovo, sperando che le somme siano sufficienti, il camminamento della cinta muraria, cioè sarà il primo passo per la fruizione del monumento, perché se un turista viene là e non può fare, che ne so, manco un giro sulla cinta muraria, manco quello può fare, beh, di che parlare? Quando entra all'interno e ci riempiamo la bocca, tu castilli che noi avessimo anche ambasciato per qui, ma di che? Lo devi sistemare, devi renderlo fruibile, devi praticamente fare quello che stiamo provando a fare. Si farà questo, ci sono già i soldi, ci sono già i soldi. Finanziati quando due scemi si andarono a legare là e venivano sfottuti. E mi dice lui, ha fatto la pagliacciata. Ma dai, dimmi di non avere la pagliacciata. Lui, voglio dire, sono pronto ogni giorno a fare una pagliacciata. Lo sta dicendo, pagliaccio, sei pronto? Lo sta, se n'è andato col pagliaccio. Se n'è andato, vabbè. Così come altri 3 milioni di euro, non bruscolino, per il palazzo e la fortezza. Un altro finanziamento che abbiamo avuto. E quindi quando sarà realizzato anche quel lavoro, beh, la fruibilità sarà sicuramente e decisamente non migliore, si sarà iniziato. Un altro progetto lo stiamo facendo adesso in collaborazione con il professor Volpe, che ha messo insieme 6, non una, università per lavorare sulla fruizione, quindi un progetto di fruizione, di musealizzazione di quei reperti che stanno lì a terra abbandonati da sempre. Beh, ce ne stiamo occupando, come con un progetto serio da candidare alla prossima misura che spero verrà a breve fuori, ma dovrebbe essere questo il momento buono, quello per i grandi attrattori della Regione Puglia, noi candideremo la nostra fortezza e sono fiducioso che riusciremo ad avere anche quel finanziamento. Non l'avremo, ci avremo provato, ma sono fiducioso. Anzi, probabilmente manco si farà il bando, andrà a procedura negoziale, non lo sappiamo, vedremo. Ma ci vogliamo provare veramente, seriamente a darla una possibilità a questa città. Perché quello che vi voglio dire poi, al di là delle chiacchiere che si dicono, adesso un comunicato oggi della Lega, la Lega Lucera, siamo nel baratro, forse lui dice, e si cerca di nasconderlo con l'illuminare, è una cosa che fanno in YouTube, no? Natale, proprio c'è un guaio di Natale, questi un palazzone, c'è un po' si può fare così, qui già nasce, ci mettono un film di quelle e diventano un guaio di morte. Abbiamo un difetto, noi ci crediamo in quel tipo di, come dire, di manifestazioni, perché crediamo che sia anche quello turismo, perché di gente l'anno scorso ne abbiamo visto tanto, lo faremo anche quest'anno, quando spenderà il comune quest'anno, manco una lira. Lo faremo lo stesso, stiamo creando un'associazione che si occuperà di questo, ci metteremo i nostri soldi in questa cosa qua e la faremo perché ci crediamo, noi crediamo nella possibilità di dare uno sviluppo a questo territorio. Lo faremo con i nostri soldi e lo faremo con degli sponsor, perché abbiamo fatto un bando per chi vuole sponsorizzare il Lucera Light Festival, che ha fatto arrivare l'anno scorso gente da ogni paese, e siamo convinti che andrà bene e poi lo vedremo. Ma quello che volevo dire, adesso entriamo nel vivo, no? Ci sarà la dichiarazione di dissesto, perfetto, conseguenza di cosa? Beh, io dico di 30 anni di mala gestione, perché sapete di cos'è che veniamo accusati? Non di non aver pagato i debiti, quelli li abbiamo pagati e contestabili, anche se hanno provato a far passare questo messaggio. Di non aver costituito quel fondo di, che dicevamo prima, l'FCDE.
del rimborso continuo all'anticipazione di tesoreria. Ma questa è una cosa che avviene puntualmente dal 2008 e lo certifica la Corte dei Conti con 3 delibere specifiche, una del 2008, una del 2009 e una del 2012, quando il sottoscritto e noi eravamo ben lontani da quei palazzi. Quindi certamente non è che il problema dell'anticipazione di liquidità lo risolvi pagando debiti, una per volta. E un'altra accusa legittima, per l'amor del cielo, è quella di non essere stati capaci di riscuotere quello che il comune avanza in buona sostanza. No, perché abbiamo questi crediti per 20 milioni di euro. Sono Tari, IMU per la maggior parte. Però i numeri sapete cosa dicono? Che intanto 13 milioni di euro di questi 20, lo dicono i documenti, chi si vuole dire qualcosa di diverso, i documenti restano documenti, rinvengono da amministrazioni passate. Ma soprattutto, per riscuotere queste somme qua serve l'ente di riscossione. Il comune di Lucera ce l'ha l'ente di riscossione? Adesso ce l'ha. E l'agenzia l'agenzia della riscossione ex Equitalia. I ruoli sono stati già recapitati alcuni. Ma finiamo, perché non sono stati mandati? Beh, intanto vi devo dire che quando ci siamo insediati, il comune di Lucera l'ente di riscossione non lo aveva. E sapete da quando non lo ha l'ente di riscossione il comune di Lucera? Da quando ci stava Gema. Quindi praticamente noi avevamo pantaloni corti, probabilmente, ve lo ricordate, Gema? Da quando è che non avevo una carta da Gema a casa? No. Quindi le amministrazioni che ci hanno preceduto manco hanno provato ad averle un ente di riscossione. Oggi quegli stessi personaggi politici, quelle stesse forze politiche, quelle sapete che dobbiamo parlare di forze politiche, no? Accusano noi di non aver saputo rispondere, ma ci abbiamo provato quantomeno, perché vedete, uno dei primi atti che abbiamo fatto è stato quello, dopo aver compreso che non avevamo questo ente di riscossione, di dare indirizzo dirigente, di scegliere questo ente di riscossione con una gara. È stata fatta una gara aperta. Uno dei requisiti richiesti era quello di essere iscritti all'elenco delle ditte inserite nell'elenco del MEF, del Ministero delle Finanze. Si è concluso con l'aggiudicazione a un'azienda. Questa azienda ha cominciato a lavorare, dopodiché, dopo un anno e mezzo probabilmente, intorno ai 2 anni, quindi ha fatto tutti gli accertamenti, quella ditta che gli aveva dato l'avvalimento, che è un requisito di legge, è fallita la capigruppo. E quindi c'è stata la necessità, per legge o vuoi o non vuoi, di rescindere il contratto con questa. Dopo un mese della rescissione del contratto, immediatamente l'abbiamo affidata a Equitalia, agenzia della riscossione. Non ci sentiamo colpevoli, perché nessuno sapeva che uno quella se l'ha giudicata con una gara, ma che dovesse fallire. La cosa curiosa poi è che in Italia, quando subentra un altro ente di riscossione, l'accertamento fatto dalla precedente non vale, bisogna ripartire da zero. Sempre quasi il gioco dell'oca, ha sbagliato casa e la torna indietro. E quindi in Italia ha dovuto ricominciare di nuovo con i ruoli vecchi e metterli di nuovo in cammino. Questo è quello che ora io mi chiedo, no? E vi chiedo, visto che
si viaggiava ad oltre 50, 60, 70 mila euro all'anno. Le spese per il consiglio comunale non ne parliamo. Non ne parliamo proprio di quelle, perché ce le ricordiamo le vicende con le commissioni false, con praticamente tutto quello che c'era dietro e quindi oltre 200-300 mila euro all'anno. L'ultimo consiglio con l'ultimo anno è costato, se non ricordo male, 18 mila euro. Cioè abbiamo una situazione decisamente migliore rispetto a tutto. Io credo che probabilmente, siccome quel piano che ci è stato bocciato, perché è stato bocciato il piano pluriennale del Comune di Lucera e quindi avete gli arelli di sesso, che cos'è il piano pluriennale? Forse ce lo guardiamo più, ricordiamoci. Il piano pluriennale è quell'atto che abbiamo deciso di attuare appena ci siamo insediati, perché doveva servire per pagare i debiti che abbiamo trovato. Se è stato bocciato, è stato ritenuto insufficiente. Io dico che la possibilità di verificare se quei crediti che noi mandiamo li riscuotevamo ci poteva essere data, visto che mancavano ancora 3 anni al termine di quel piano, perché il piano era novennale, perché non ci è stata data questa possibilità? Ma soprattutto, perché ci sono ancora, perché vedete, in questa città oggi dovremmo essere tutti quanti, indipendentemente poi da quelle che poi sono le posizioni, io dico che le responsabilità sono le loro e loro dicono che le responsabilità sono le nostre. Sta a voi poi giudicare da quelli che sono gli atti, dirci quali sono i debiti nostri e quali loro, ma al di là di questo oggi dovrebbe esserci qui una città matura che si dovrebbe indignare tutta per una cosa semplicissima, vedete? Perché quello che sta subendo il Comune di Lucera è una giustizia enorme. E vi spiego perché. Perché la legge dice che quando si vota il piano di riequilibrio, quindi appena ci siamo insediati, il Comune dopo 10 giorni lo invia al Ministero. Il Ministero dopo 30 giorni deve fare una relazione, la deve inviare alla Corte dei Conti e la Corte dei Conti nei successivi 30 giorni si esprime sul piano, o lo boccia o lo approva. Se lo boccia c'è la dichiarazione di dissesto, se non lo boccia lo approva, c'è praticamente una fase di controllo che avviene tramite i revisori, tramite la Corte dei Conti, con una relazione semestrale inviata dai revisori. No, l'importante è che appunto quelli che sono interessati. Quindi dicevamo, dopo 30 giorni la relazione del Ministero, altri 30 giorni la risposta della Corte dei Conti. Sapete quando ci hanno impiegato? 5 anni. Nonostante ci sia una legge specifica che lo prevede. Sapete qual è la loro difesa? Che non è un termine perentorio. Siamo in Italia. Scrivevano nella legge, ma non avete timbro su noi, che scriveva fra 30 giorni? La fase di controllo è completamente saltata. Non c'è stata. Se doveva andare in dissesto il Comune di Lucera, ce lo dicevano 5 anni fa che stavamo molto peggio. Questo è il ragionamento che faccio, molto semplicistico, guardate, veramente semplice. Non credo che sia tanto difficile. Ora stiamo aspettando le motivazioni, perché ci sono altre cose curiose, per esempio, che io ritengo curiose, però può darsi pure che le motivazioni chiariranno anche questo, che ad esempio in un altro caso le sezioni riunite, quelle che hanno bocciato il nostro ricorso, hanno mazziato la Corte dei Conti regionale perché aveva risposto tardi, dopo 2 anni. A quelli dopo di Anna l'ha ammazzata, lì dopo di 5 tutto a posto. Però c'è il giurisprudente dell'Italia, il paese con delle sentenze, come dire, contraddittorie. E un'altra cosa, che c'è una legge del 2017 che prevede la possibilità per le nuove amministrazioni che si insediano di poter rimodulare il piano nel caso in cui non sia intervenuta una delibera di bocciatura del piano. A noi la delibera di bocciatura del piano era arrivata, però
C'è sempre una delibera della Corte dei Conti Sezioni Unite che dice che fino a quando non è definitiva e sub iudice, quindi ci sono i termini per l'impugnazione, il piano lo si può rimodulare. Noi abbiamo anche rimodulato il piano, però questa possibilità ci è stata negata, è stata bocciata anche questo. Vogliamo vedere le motivazioni, perché se effettivamente la motivazione è, ad esempio, quella che ha utilizzato il procuratore generale della Corte dei Conti durante l'udienza, cioè quella di dire che l'amministrazione non è cambiata perché il sindaco è lo stesso, secondo me nulla non sta buco. Perché l'amministrazione non è il sindaco ma è il consiglio comunale, chi vota il piano di riequilibrio non è il sindaco ma è il consiglio comunale, non è un atto monocratico. E onestamente mi meraviglia che un procuratore generale possa dare una lettura del genere, però credo che non sia quello, spero che non sia quello, perché sennò onestamente mi sembra curioso. Comunque verificheremo le motivazioni e se ci saranno gli estremi per adire a un ricorso in Cassazione sicuramente lo faremo, perché questa noi la riteniamo una profonda ingiustizia, perché ribadisco ancora una volta, se ciò doveva accadere 5 anni fa, ce lo dovevano dire 5 anni fa, non dopo 5 anni e uno poi se ne esce, non è un tempo, non è un termine perentorio. Ma di che parla? Dopo 5 anni sta scritto nella legge, andate a leggere la legge 243 bis, lo dice chiaramente, dopo 30 giorni il ministero invia la relazione alla Corte dei Conti, nei successivi 30 giorni la Corte dei Conti si esprime. Dopo diceva, ci hanno chiesto cosa ancora più grave, attenzione, cosa ancora più grave, per 2 volte ci hanno chiesto una rimodulazione, perché intanto c'erano stati dei cambiamenti nelle norme e quindi ci hanno chiesto di adeguare il piano alla nuova norma, nulla dicendo sul resto del contenuto del piano, e quindi implicitamente è come se uno avesse ammesso che tutto il resto andava bene, mentre invece poi all'improvviso viene fuori questa cosa qua. Quindi noi vi dovevamo queste spiegazioni, perché ripeto, il rapporto che abbiamo con voi è l'unica cosa che ci dà la forza per andare avanti. Abbiamo voglia di andare avanti, quindi a chi chiede le dimissioni io dico negato di lingua, perché a me chi deve dire vai a casa siete voi, se lo dite voi, no che me ne vado, ma non fui tanto di cappello, perché voglio dire, non voglio stare assolutamente a dispetto di chi ti ha mandato. Ma certamente, insomma, mi viene quasi da ridere che insomma capito, ho proprio consigli comunali, dimetti, fa capace, è finita la campagna elettorale, ma una passa 5 anni, a meno che i cristiani, non gli vedo, non c'è niente, non abbiamo problemi. C'è il nero, c'è una sede, un po' la pari è russo, no, c'è sta parte. Quindi noi queste spiegazioni ve le volevamo dare, crediamo di averlo fatto con la massima onestà intellettuale, i fatti sono questi, né più né meno. Onestamente non mi sento responsabile di nulla, perché abbiamo provato in tutti i modi ad evitare, perché certo che c'era una situazione di dissesto 5 anni fa. Un'altra cosa curiosa, sapete qual è? Che 5 anni fa dicevano che non era assolutamente necessario, mica ce la siamo dimenticati, no? Il ritornello per 5 anni. Avete fatto qualcosa soltanto perché vi conveniva politicamente? E perché abbiamo fatto la rimodulazione dei mutui? Rimodulazione dei mutui perché? Perché intanto c'era stata data questa possibilità, c'era una necessità, perché con il bilancio non ce la facevamo. Si erano abbassati i tassi e quindi si riducevano di gran lunga i tassi di interesse, perché c'erano dei mutui con dei tassi all'8, al 9, al 10%, e quindi tassi oggi assolutamente impensabili e inattuali, e quindi sarebbe stato veramente da pazzi non rinegoziarli. E siamo stati accusati di averlo fatto, state posticipando quel debito, quello e quell'altro. Non abbiamo
aderito al fondo di rotazione che viene utilizzato adesso, dice, perché non avete fatto l'accesso al fondo di rotazione? Si risolveva uno dei problemi, che era quello della liquidità, ma sicuramente non quello dell'FCD e non quello, ma soprattutto, attenzione, che cos'è questo fondo di rotazione? Ci regalava i soldi qualcuno, se ci regalavano le borse grandi che ci pigliavano. No, era un altro punto che bisognava restituire. E che probabilmente quando ci siamo insediati la quota capitale da inserire praticamente nel bilancio per poterla restituire annualmente, manco c'è, ma che soprattutto i revisori dei conti nella relazione ci dicevano che non era, come dire, consigliabile, perché il legislatore preferisce se tu provi a farcela da solo, e loro sostenevano che noi da soli ce la potevamo fare con quel piano. Perché se io vi leggo la relazione della dei revisori dei conti, ad esempio, al piano di riequilibrio rimodulato del 2018, dopo che è venuta fuori una nuova norma nella finanziaria del 2017, sembra l'Eden quel piano di riequilibrio. Quindi non c'era nessun avvisaglio. Oggi non mi meraviglio che c'è voglia di, come dire, screditarci, perché non gli è passata sta cosa qua. Cioè è chiaro che loro sentono la mancanza di gestire questa città. Io sarei strafelice di lasciarla nelle mani di qualcun altro, peccato però che non me la sento di farlo se penso, mi viene l'urticaria, che devono ritornare quelli che questa città l'hanno martoriata e massacrata. È più forte di me, me lo dite voi. Sono praticamente ai vostri ordini, me ne vado immediatamente, ma certamente non se me lo dicono loro. 3700. Inizio a aggiungere qualcosa. Buona Vi ringrazio, buona serata.